Buongiorno. Allora, ieri ci siamo messi in sto parcheggio che non vi ho neanche fatto vedere perché tanto alla fine è un parcheggio classico, non c'è niente di che. Poi c'era buio, non si sarebbe visto niente, quindi ve l'ho fatto vedere oggi. Ora andiamo in un Bricomat anche qua a Tarragona perché devo ritirare la posta e poi facciamo un 100 km verso Barcellona per andare in direzione di un altro skatepark per Christian, la Poma Bike, non so cosa sia, però ripeto quello che ha detto lui. Abbastanza conosciuto in tutto il mondo. Perché c'è anche una zona per andare in bici, quelle da dirt. No, proprio quelle da di terra. Sì, quelle che fa Ema, sì. Quello è proprio con le sospensioni tipo moto a pedali praticamente. È una cosa gigantesca, è grosso come tipo tutto sto parcheggio. Vabbè, se si riesce a vedere lo facciamo vedere, vediamo come sarà. Jessica, piglia la pastiglia da pressione e partiamo. Sono lassù in cima. Questo è il parcheggio, niente di speciale, un parcheggio di terra che adesso sicuramente lasciano parcheggiare perché tutti gli hotel sono chiusi, ma d'estate non credo. Il tempo non è dei migliori, c'è questo nuvolone che gira, laggiù c'è il mare. Volevo fare una dronata ma si è calmato ora il vento e poi guardando sulla mappa non si può volare perché c'è l'aeroporto vicino e ci sono delle scuole di droni, ho visto anche qua vicino, quindi puoi volare solo se sei tramite scuola. Fa niente, noi andiamo da un'altra parte. Anche all'Obromat di Tarragona mettiamo la bandierina. Christian gira tutti gli skatepark e io giro tutti gli Obromat. Angelo sta facendo la combo. Perché se non si chiude non vorrei che poi... Proseguiamo con le compere. Sì, facciamo vedere cosa abbiamo preso, che noi non siamo tanto normali. Dopo lo facciamo dopo vedere. E poi vi faccio vedere un ingrediente segreto di una cosa che prenderò, che ne prenderò tanta, che non servirà per pannelli solari, ma vediamo se qualcuno nei commenti indovina già per che cosa servirà. Stavo dicendo prima, è per un lavoro che non è un lavoro. 2 3 silicone 4 6. A cosa mi serviranno 6 cartucce di silicone per un lavoro che non è un lavoro? No. Vediamo nei commenti se indovinato. Quanto siamo mentecati noi nella testa da 1 a 10? Troppo. Cosa abbiamo comprato oltre al silicone e alle viti che mi servivano? Le viti mi servono per questo lavoretto. Un radiatore elettrico per asciugarci gli asciugamani, per consumare un po' di corrente, no? Radiatore elettrico per consumare corrente da mettere al posto di questo qua che è un asciugamani, lo metterò qua in maniera che fa da porta asciugamani e in caso di quando serve, nel senso, lo potremo attaccare per riscaldare il bagno e l'ambiente e asciugare gli asciugamani fatta la doccia. Vernice rompe le scatole perché è rimasta in cabina. Ora lo provo un secondo al volo se funziona, perché siamo qua a Tarragona e non è che ci torniamo tutti i giorni a Tarragona, quindi vediamo se funziona e possiamo buttare tutto e partire. Ma prima caffettino time. Ora ti facciamo uscire, Bernice. Caffettino time preso, organizzato, cioè provato che funzionasse il termo, fatto. Ora ci avviamo, 100 km, 120. 127 km. Vamo. Ciao Obromat di Tarragona. Allora, non ci mancava tanto, perché ci manca una mezz'oretta, mi sembra. Però, visto che è ora della pappa, ci siamo fermati in un parcheggio, perché è già l'una e fischia. Ora che ne prepari e mangi, si fa tardi. Calcolando che ci mancava ancora una mezz'ora, 40 minuti, fai un'ora. Ora che arrivavamo era alle 2, mangiavamo alle 3 del pomeriggio. Quindi abbiamo detto, ci fermiamo, mangiamo e poi proseguiamo. Quindi ora andiamo dietro e vediamo Jessica cosa ci prepara, ma credo che mangiamo un piatto di pasta col sugo avanzato di ieri della matriciana, così lo facciamo andare, non va buttato via e niente, ed è già pronto, è più veloce. Quindi ho detto corretto, il pranzo facciamo la pasta col sugo avanzato di ieri?
almeno la facciamo andare, mangiamo due peperoni. Ci abbiamo più tantissimo, ci arrangiamo con quello che c'è. Bravissimo. Hai visto, amore, cosa ti ha regalato papà, cosa ti ha comprato? Un pezzo di cartone, tu sei felice come una Pasqua. Che distruggi tutto e sei contento, eh? Monnello. E pasta fu, mangiamo. Mi fa mentre... la pasta. Ma no, non puoi, hai già mangiato un pezzetto di formaggio, basta. Nel mentre il bro si sta guardando, ha messo alla TV dei video di spot da fare trucchi col monopattino per Barcellona. Boh, non lo so cosa sta facendo. Quindi buon appetito e ci vediamo a Barcellona. Buon appetito. Pasta mangiata, piatti lavati, partiamo e facciamo gli ultimi 30-40 km e siamo arrivati. Qui facciamo vedere dove siamo arrivati intanto. Benvenuti in Barcellona! Dal traffico direi che si capisce, non è il caso che mancano ancora 15 km più o meno. Beh, città grandi così è normale, c'è traffico, primo pomeriggio. Tagliano, fanno, non sai dove andare. Poi non è che ci hanno segnato bene. No. Vabbè, arriveremo a destinazione, dai. Siamo arrivati nel posto dove c'è la pista del monopattino, ma c'è anche altre piste tipo qua per fare trial. Là c'è tutto quello con le dune per fare con le bici da sterrato. C'è di tutto, cioè c'è campi da calcio. E là dietro a questa montagna qui, lì dietro c'è quello per i monopattini. Ora accompagniamo Christian così vediamo com'è la situ e poi noi torniamo a casa Alessi. Perché non abbiamo voglia di certo di star lì tutto il tempo, anche perché fa freschino. E poi noi a star fermi ci raffreddi, cioè fa freddo, ecco. Vamo. Supermercatino. Guardi su Google Maps o non lo so. Ci guardiamo. Siamo entrati nello skatepark e allora... Se fai solo la parte qua delle rampe, queste qui, l'ingresso sono 4 euro dalle 3 del pomeriggio alle 9 di sera aperto. Se fai anche questa parte di qua, che è dove c'è queste rampe qua più alte, perché ci sono i gradini, non volevo rischiare di cadere, qua puoi fare la capriola e atterri sulla gomma piuma, che se non ti riesce il trucco non ti fai del male. Se invece arrivi un po' più lungo ti pianti i denti direttamente nel coperchio di ferro. Sì. In teoria quei due si dovrebbero andare indietro, che la chiudono per non farla bagnare quando piove. E di là invece c'è quella con la vetroresina, non so cosa serve. Sì, tanto da qua si vede anche il camperozzo, quindi... Peccato il tempo, che non è una bella giornata, quindi non... Sì, potevamo stare qui, ci abbronzavamo. Cioè, no, calma, freddo. Prendi il freddo. Questo, vai. Allo gas. Amo. Vi garantisco che vederlo da qua fa impressione, perché prendi una velocità pazzesca da questa rampa quando scendi giù, e poi quando sei qui in aria è riuscito quasi a fare una capriola e mezza. Adesso vediamo che riparte. Un volo. Abbiamo lasciato Christian dalla pista e noi siamo venuti in supermercato a comprare qualcosina anche per colazione e per merenda e per cena. Questa sera facciamo frittata di zucchini, Jessica fa l'insalata russa, il pane, due patatine di schifezza, piglio la tonica. Non ti mette che non c'è più tonica. Lo sprone prendo 12, perché anche nell'insalata russa devo metterci. Eh sì, e prendiamo le 12. Uova prese, ora andiamo a prendere la tonica, che l'ho vista prima, qua. No? Qua. Costano care, queste. Perché sono quelle originali, Allora, 0,95 la lattina e 1,06 la bottiglietta. Però le bottigliette sono di vetro. Questo sarà gasato? È da mettere nell'acqua, fare la limonata.
Proviamo. Sei gasato, dici? Non è gasato. Poi ci sarà scritto. Proviamo. Con il vitamina C, sei borsa. Beh, proviamo. Un litro. Un litro di acqua, delle bottiglie di vetro, sono un litro. Ah, c'è piccolo e grande. Prendiamo questo, dai. Cena e pranzo fatta, comprata. 22 euro. Abbiamo comprato quasi niente, però vabbè, schifezze. 20 euro di schifezze. Ma abbiamo preso le uova per fare la frittata, i zucchini e basta. Le toniche, le patatine, il dolce per colazione, il pane, basta. Contenta Jessica? Contentissima. Io ho detto che facevo la pizza, tu mi hai detto di no, quindi non ti lamentare se ti faccio spignata a te. Torniamo alla base. Siamo tornati alla base. Facendo merendina, Jessica si sta già preparando la frittatina per stasera, con i zucchini. Facciamo anche l'ovetta Pippo o le ove fa domani? Ho mangiato oggi abbastanza. Facciamo l'ovetto. Così e così. Arriva. Arriva il bro qua. Ha mangiato, ma per lui mangia sempre. Ma cosa fai in routine? Ha digerito, hai sentito? Ha fatto un routine che ha digerito. Che maleducato. Che maleducato, caffoncino. Sei veramente, guarda. Ma a me non mi sembra di insegnare queste cose. Sei un maleducato. Cioè, anche sto rutto dove l'ha sentito lo so solo. Ah, non lo so. Quei giochini che gioca quell'altro lì, sì. Come si chiama quello lì che devi picchiarti in mezzo alla strada? GTA. GTA lì che fanno tutte quelle cose un po' così strane. Devi stare lì, monello. E questa è la vista dalla finestra, vediamo il parco. Laggiù c'è il creek. Pieno di bimbi piccolini. Pieno di bimbi piccolini che fanno tri... maestro. Guardate un po' che cenetta che ha tirato fuori qua Jessica, eh? Pomodorini con aceto, insalatina russa e frittatina di zucchine. Top! Ora lo mangiamo e poi diremo se è buona. Prima bisogna provare, no? Sì, prima di dire bisogna assaggiare. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa, se vuoi venire anche tu. Resta un attimo soltanto. Noi iniziamo a mangiare. Noi iniziamo a mangiare, Cristian. Tanto mangia solo la frittata. Mangia solo la frittata. Hanno acceso le luci del... Guardate, sto ragazzino è bravissimo. Guardate. Olè. Proprio bravo, bravo. Con questa bici da trial. Wow. E là c'è il Cristian che hanno acceso le luci, quindi sta ancora là un'oretta. Guarda anche gli altri bimbi piccolini sulle piste. Wow! Spettacolo! Guarda questo, wow! Le! Ma però, eh sì. Noi mangiamo, eh! Loro fanno sport e noi mangiamo. Mentre loro fanno sport. E tu monello cosa dici? Tu hai mangiato che stai lì a pregare. Cosa preghi? Cosa preghi? Beh, hai mangiato! Cenetta fatta, arriva qui John Whale, monnello. Ci guardiamo un film e aspettiamo che rientri Christian, che tanto alle 9 chiude la pista. Sono le 8 meno 10, noi abbiamo già mangiato. Ho mangiato un po' tempranito. Ci siamo tolti il problema, almeno digeriamo. Passiamo il tempo. Guardiamo un film, va. Un po' di relax, come dice Cicco, relax. Giornata easy, non abbiamo fatto grosse cose, ma abbiamo fatto un po' di chilometri. Ora valutiamo se domani stare ancora qua, che cioè ormai dormiamo qua stasera. Ma stiamo valutando domani se rimanere qui e far andare di nuovo Christian o ci spostiamo se lui ha trovato. Io starei parlando alla telecamera, Pippo. No, ma lui ti è venuto a dare i bacini. Perché stavo parlando ai follower. Stavo dicendo che ci fermiamo sicuramente qua a dormire. Domani decidiamo se andiamo da un altro parcheggio con un altro skatepark che trova Christian o visitare qualcosa, non lo so. Domani ci penseremo. Quasi basta fino a qua. Vediamo dopo, vi facciamo dire la sua dal Christian quando torna. Così vediamo come, se gli è piaciuto questo skatepark o no. È il migliore di Spagna.
no? Di Barcellona, di boh, non lo so, comunque ha fatto il backflip sulla gomma piuma, vediamo se poi lo fa anche su normale, ecco. È tornato anche il Christian. Vuoi andare dentro, amore? Pippo mi sa che vuole andare in gabbia. Dai, che fai il monello? Com'era lo skate questo? Bello. Da 1 a 10? 8 e mezzo. È lo stesso voto che hai dato a quello di ieri? Sì? Sì, 8 e mezzo avevi dato. Allora quello di ieri l'abbasso a 7 e mezzo e questo lo faccio 8 e mezzo. Non ce n'è da 10. Cioè, nonostante qua hai speso 14 euro... Si possono fare cose migliori. Vabbè, ma per cose... un 10 bisogna andare in Inghilterra. Lì ti do 10 proprio così. Occhi chiusi. Jessica mi sa che vuole già andarsene a letto. Sì, però con Pippo lì... Non ci vai. Non posso andare perché sennò mi attacca. Ho trovato parcheggio per domani. Stasera diamo la buonanotte che è meglio, va? Qua dormono tutti. Quella in branda, l'altra in branda, l'altra in branda, questa in branda. E io sono l'unico sveglio. Buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo domani o al prossimo episodio. Su un altro skatepark, un altro punto di Barcellona. Non sapremo neanche dove noi, ma rimanete connessi perché il viaggio mica finisce qua. Risveglio con il sole ma anche le nuvole, perché si sta avvicinando mi sa qualche temporalino. Notte dormita tranquilla, mini bro con la canotta e il fisicone, Bernice in fase di medicamento, pulizia occhi, gocce, creme, e chi più ne ha più ne metta. Ora quando siamo in ordine di marcia ci spostiamo, giusto? Sì, che andiamo in un altro skate. Andiamo in un altro skatepark, ma di strada c'è il cadone, quello che dobbiamo fare, oppure skatepark e poi... Non lo so, adesso guardiamo dove rimane lo skatepark, se ci fosse un Mercadona. Andiamo lì, se no... A rifucillare un po'. Sì. Buono. Perché poi devo preparare anche qualcosa per la nave. Sì. Quindi ci imbarcheremo, finora abbiamo letto, lasciato la suspense. Chissà se servirà uno di questi documenti per partire a questa volta. Se ci continuate a seguire lo vedrete. Dai, oggi lo vediamo con un po' più di sole il centro di Barcellona e il suo traffico. Siamo arrivati dalla pista, ma siccome è presto siamo di nuovo mossi, perché noi giustamente facciamo i chilometri in più perché ci piace. Così facciamo già la spesa e poi andiamo dallo skate. Acqua raccomandata da prendere quando si è in Spagna, Bronciales. È quella con residui fissi e cose varie, molto più, vedete, residuo fisso 44 e sodio 1,60, molto valido, rapporto qualità prezzo. Se no c'è la Bezoia, buonissima anche questa, ma costa 69 centesimi a bottiglia contro i 39. Abbiamo preso una cassetta d'acqua perché se ce la dobbiamo portare su in nave le bottiglie di vetro non sono tanto raccomandate, si rompono facilmente. Ora vado a cercare Jessica che non so dove si è persa, è qua. Quindi panini c'è con la milanese? O no? Fredda, portiamo un microonde in nave. E allora come li facciamo con gli affettati? Non lo so, però anche gli affettati stanno lì tutto il giorno poi. No, li mangiamo a pranzo i panini. Il pranzo... Casini, sti orari che partono le navi ti fanno sballare tutto perché ti mettono degli orari apposta che ti vogliono far mangiare sulla nave, ma... Sinceramente 70 euro a persona per mangiare sulla nave mi sembra un po' esagerato. E mi sembra che sia quella la cifra, non ricordo male. Quindi ci dobbiamo auto-adattare. Vediamo come auto-adattarci. Tornati vincitori più o meno. Spesa fatta. 125 euro, 3 borse di roba. Spesa sistemata. Ci spostiamo di parcheggio e andiamo dallo skatepark per Christian. Qua a 5 km mi sembra. Avviamo i motori e si parte. Vamo. Ah, praticamente anche questa pista è praticamente laggiù in fondo, sulla destra, è una zona industriale qua. E niente, ci siamo parcheggiati qua sulla strada, ora vediamo. Va via questo furgone, solo che quelle lì dietro c'hanno la pista ciclabile. No, mi sa che rimango qua. E va via lì quel furgone, cosa dici? Ah no,
Però vai indietro col culo, è un casotto. Christian si prepara per andare alla pista, Jessica sta tagliando le patate che facciamo polletto al forno. Io imbastisco qua, ho svuotato il forno, l'ho già acceso perché tanto ora che arriva in temperatura e che si cuoce ci vuole un'ora buona. Tu Bernice, cosa dici? Mettiamo anche te al forno? Quelle belle cosciotte ce ne esce lì di ciccia? Ce ne esce lì di ciccia con quelle cosciotte? Aspetta, io vado a dormire, sono per il cavolo di te. O ci mettiamo i cosciotti di questo polletto qua? O ci mettiamo i cosciotti di questo polletto qua? Dici, mettiamo questo cosciotto? Dammi questo cosciotto che te lo metto nel forno, vieni. Dammi questo cosciotto che te lo metto in forno. Dammi il cosciotto che te lo metto in forno. Monnello. Con le patatine è buono, Pippo, il cosciotto e il pollo al forno. Non ti piace questa cosa? Eh no. Vabbè, prepariamo. Patate pelate. Jessica si è messa col computer. Polletto imbastito. E io, già che accendiamo il forno, ho preparato un po' di frolla che faccio la crostatina, così abbiamo la colazione. Mentre il Monnello sta qua a guardare. Il Christian intanto è andato con i suoi amici dalla pista laggiù che vi ho fatto vedere prima. Ora, tempo che inforniamo il tutto, poi dobbiamo andare a fare una commissione, che abbiamo trovato un negozio qua a 500 metri che dobbiamo far stampare dei documenti, dei fogli, e poi mangeremo perché sarà la ora quasi. Crostatina sfornata, polletto quasi pronto, e qui sto già preparando il soffritto per fare una bella pentolata di ragù, che poi ce lo congeliamo perché domani poi ci dobbiamo spostare, che ci andiamo in un campeggio vicino a Barcellona. Vabbè, siamo qua vicino a Barcellona già, per andare a visitare la città, per visitare Barcellona. Quindi abbiamo deciso di andare in un campeggio, almeno siamo tranquilli dove lasciare il camper. E lasciandoli il camper, esce al mattino, torna la sera, a pranzo non ci saremo, una cosa e l'altra, quindi non ci sarà tempo di preparare le cose, e allora ci portiamo già avanti, prepariamo già tutto adesso. Jessica mi sta mandando i documenti che devo andare a far stampare. Anche il polletto è pronto, io sono andato a stampare già i documenti. Guardate che bello, Jessica in mia assenza ci ha aggiunto delle olive, perché praticamente si era asciugato, si è... Questo pollo che fa cagare. Che non aveva sapore, non aveva colore, non aveva... Boh, un po' così. Con queste olive un po'. Gli abbia dato un po' di sapore. Sa di qualcosa? Di olive? Sale c'è? Manca un po' di sale. Buon appetito a lui. Vabbè, anche il pranzo è andato. Piatti lavati. Messo sul ragù. Ora poi a merenda assaggiamo la crostata se è buona. Jessica è sempre dietro con questo computer e questi documenti. Una menata. Io quella parte lì la lascio a lei, vediamo se ha bisogno intervengo, ma se posso evito. Ora vediamo com'è quella zona, perché mi sono spostato col camper, perché dove eravamo già all'ombra e non avrei caricato più niente con i pannelli, quindi ci siamo spostati 100 metri più indietro e vediamo, magari più tardi facciamo due passi a vedere il Christian là, tanto è a 200 metri. La zona è una zona industriale, sembra tranquilla, però sempre una zona industriale, quindi è un po' così, ecco. Non è bellissimo, però è tanto. Dobbiamo cercare poi anche dove andare a dormire stasera, o l'abbiamo trovato? Sì, stavo trovato un parcheggio. Beh, ci buttiamo un occhio anche dopo noi. Dopo 18.57.746 ore di cottura, il ragù è pronto. Quindi siamo arrivati all'ora della merendina, ora facciamo un caffettino e un pezzettino di crostata. Tu dove vai? Che provi a spiccare sempre il volo, stai lì. Anche Jessica ha terminato, quindi ora facciamo merenda e poi andiamo a vedere il Christian che è sullo skate. Così vediamo anche sta pista com'è. È Monnello. Rimane 11 minuti, 3 km da qua. Il parcheggio per stasera? Sì. Andiamo lì. Che sarebbe questo. Però non ne parlano malissimo, cioè ne parlano bene, che è tranquillo. Andiamo lì. C'è un parco per i bambini. Speriamo in bene, che sono esito. Non è perché la faccio io, però viene proprio buona la crostata. Cioè, proprio buona. Allora vediamo poi Jessica cosa vi dice. Tu non puoi mangiarla, questo è veleno. Zucchero, uova, burro, marmellata, farina, no. Niente che ti gratti. Anche oggi siamo giunti quasi alla notte, il boss è rientrato. Com'era questo skatepark? È abbastanza bello. Dai. Da 1 a 10? 7. 7 un po' 7 meno, 7 e mezzo, 7 sì. Dipende.
Da che dipende? Ho fatto, ho girato, non l'ho chiuso perché è difficilissimo. Non vi abbiamo portato a vedere lo skatepark perché non ci piaceva tanto la zona qua. Quindi non ci sentivamo sicuri a lasciare il camper anche se vicino. Io di solito faccio 1 e 2 giri del manubrio. Oggi sono riuscito a fare 1, 2, 3. Grande. Si è mangiato anche già la crostata, si no, vede. È vero. Sì, noi abbiamo mangiato questa striscetta. Questa l'ha mangiata lui. Aspetta. Ma lui può permetterselo. Aspetta. Ah, così la finisci direttamente. Tutto il giorno. Bravo. Boh, ora ci spostiamo in un parcheggio un po' più tranquillo, in teoria. Speriamo. E poi ci vediamo là. E mangiamo anche stasera, va? Meno male. Il mini bro mi sta aiutando a pubblicare un coso che ho fatto. Fategli fare degli impianti, ma non l'elettronica questa. Colletto avanzato di oggi. Io e Jessica una coscetta e delle patate. Il bro 2 e più ci abbiamo l'insalata noi. Insalata. Insalatone misto, ci hai messo di tutto, di piatto ricco micificco. Qua proprio uovo. Uovo sodo, pomodori, carote, insalata, sedano. No, soia, semi di soia, lì cosa semi sono? Semi di soia, avocado. No, avocati non ce ne mettere. Facciamo, ti mando la lettera. C'è l'uovo. Ti mando la lettera all'avvocato. E con questa vi diamo un buon appetito a tutti. Buon appetito! Dopo cena abbiamo deciso di guardarci un film, ma stasera la connessione internet sta dando problemi. Un po' in generale, quindi probabilmente ci sono proprio dei problemi di reti globali o cosa sta succedendo, non si sa, sarà la fine del mondo, boh. Vieni qua e vai sulla tua scaletta e stai lì. No, che t'arrabbi. Quello è il tuo posto, Monnello. Pippo? Niente, quando si impunta. Sì. Non fare il monnello, eh? No! Guarda che sei un monnello dispettoso. Sei un monnello dispettoso, lo sai? Così ti vedono i follower. Tu cosa fai lì? Scava. Che miseria. Leone. Si è svegliata. Leoncino. Eh? Abbiamo un leoncino qua sotto. E il coccodrillo come fa? Gianmarco! Come fa il gattino? Come fa il gattino, amore? Cagnolino? Miau! Bravo! Quello è il gattino, amore. Però non è il cagnolino. Sì, gli ha chiesto la mamma come fa il gattino. E il cagnolino? E il cagnolino? Quello è il gattino. E il cagnolino? C'ho voglia di fare il cane. Come fa il cagnolino? Dai, che sei capace. Come fa il cane? Fa un semino. Ma no, quello. Ma quello secondo te è un cagnolino? No, quello è il cavallino. E quello è Pippo. No, guarda, non sei capace. Niente, lasciamo stare. Ma... perché... perché vieni così vicino? No, ti bacino. Sì, da besito, dai. Da besito. Da besita, mamma. Vieni. Vabbè. Buonanotte a tutti, perché se non vediamo il film ce ne andiamo a nanna. E ci vediamo domani. Con partenza da questo parcheggio e direzione... Camping Stella Marina. Destinazione Piccione che vola. Dai! Ma guarda che monnello, che... Buonanotte a tutti. Direzione Stella Marina, Stella Camping Estrella del Mar. Camping Estrella del Mar. Hasta mañana.